Starlink e il gaming è un qualcosa che può realmente coesistere? Vale a dire, se ho una connessione Starlink, posso giocare online? A grandi linee la mia risposta potrebbe essere tranquillamente sì, come vi ho già detto in tanti precedenti video. Però questa volta non voglio semplicemente dirvi effettivamente come stanno le cose, ma voglio farvele vedere. Voglio farvi vedere cosa significa giocare online con Starlink, quali possono essere effettivamente i problemi a cui si va incontro. E dopodiché attiviamo un minimo le somme. Per farvi capire come sto utilizzando Starlink in questo momento, sono le 17 del 28 gennaio. Il clima è sereno, 8 gradi, c'è il sole, quindi praticamente sono le condizioni ottimali per poter utilizzare Starlink. Difatti, di fronte a me ho il mio iPad che presenta 0 disconnessioni superiori ai 2 secondi. Tenete presente che le disconnessioni che sentite in gioco sono proprio quelle superiori ai 2 secondi, che in questo caso non ci sono praticamente da più di 24 ore. Difatti, sono presenti disconnessioni inferiori ai 2 secondi, ma come vi dicevo già in altri video, queste non vanno minimamente ad inficiare in quel che è l'uso giornaliero di Starlink. Idem per quando si parla di gaming. Ma adesso basta chiacchiere e partiamo dal gioco sicuramente più giocato al mondo, ovvero Fortnite. Eccoci dunque su Fortnite. Ho attivato anche quelle che sono le impostazioni di latenza e in ogni caso ho sempre il tablet sotto mano, quindi se dovessero esserci disconnessioni, vi dirò esattamente a quanto corrispondono e quanto danno stanno creando. In ogni caso, prepariamoci alla partita e vediamo un attimo cosa succede. Ok, siamo finalmente in game dopo il caricamento di qualche minuto. Come vedete, in questo momento non ci sono alcun tipo di problemi di latenza. Questi micro lag che vedete sono semplicemente persone che stanno entrando in game. Per il resto non me ne accorgerete neanche nel momento in cui la partita effettivamente inizia. Scegliamo un punto dove scendere. Sceglierò uno dei punti più strani possibili, dove magari ci sono meno persone. Se dovessero essere presenti problemi di latenza e quindi disconnessioni, compariranno in alto a sinistra, ma in ogni caso dovessero succedere vi avvertirò io. Ok, ci siamo, direi che è iniziata. Come vedete non ho alcun tipo di problema a giocare, anche perché in questo momento la latenza è di 57 millisecondi, quindi non ci sono veramente problemi per poter giocare. È chiaro che non è una latenza da gaming super competitivo, quello è poco ma sicuro, ma in ogni caso è un qualcosa che funziona e quindi di conseguenza ci possiamo anche adattare. Andiamo a trovarci un'arma nella speranza che non ci ammazzino durante. Tenete inoltre presente che io sono collegato via LAN allo Starlink, in questo caso al Fritzbox che avevo collegato in cascata. Giocando via Wi-Fi è chiaro che la latenza sia più alta. Sento qualcuno, sperando di riuscire a fare una kill senza essere uccisi in modo abbastanza banale. E invece kill fatta. Dai che me ne posso vantare di questa kill. Ok, andiamo a prenderci le armi che gentilmente ha accumulato per noi questa persona. Siamo carichi? Sì, adesso ci prendiamo un po' di munizioni. Non c'è nessuna interruzione in questo momento. Sono in game indicativamente da 5 minuti. Però diciamo a dirla tutta, Fortnite è uno dei giochi in cui ho avuto meno problemi a livello di connessione. Può capitare certe volte che disegni la disconnessione, ma obiettivamente mi sarà capitato una volta ogni forse 10-12 partite. Però in ogni caso ruba di pochi secondi, nulla di così tanto eclatante. Andiamo a cercare qualcun altro. C'è qualcuno con la moto, visto che ha tanta voglia di farsi vedere da noi, perché non prenderlo? E si è fermato. È andato via, quindi lo andiamo a rincorrere, sperando che non ci ammazza lui dall'alto. Sì, sta tornando. Dai, ma si è ammazzato da solo. No, il cerchio, l'avevo dimenticato, il cerchio, no! Con la sua stessa moto, fantastico. Non andare a fondo, no! Non ce la faremo mai, perfetto. Però aspetta, è rinata. Via, 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 via. Ok, sto con un po' frecato, ho bisogno di un po' di salute. Comunque direi che seconda kill e non c'è stato alcun tipo di disconnessione, non ci sono interruzioni. Vi dico un attimo se ci sono state anche disconnessioni minime. 17.03 è l'ultima, quindi praticamente prima di iniziare la partita, di 0,8 secondi, nessun tipo di problema. Forse c'è uno che possiamo assumere qua. Sì, assumi questo ragazzo. Abbiamo raggiunto i 65, quindi abbiamo raggiunto anche l'obiettivo. Diciamo che sono sopravvissuto più di quanto mi aspettavo. Ok, abbiamo un'arma decente e poi tante armi pessime. Ci sono due con il medaglione da quel lato, quindi mi terrò ben lontano. O in alternativa, visto che comunque direi che sto giocando da un quarto d'ora, possiamo provare la cosa pazza e cercare di investire. Direi che proverò la cosa pazza. Eccolo, 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 lo vediamo là. Pure suonate il clacson, capito? Dire guarda che sto qua, vedimi.
È morto. Qui non c'è. Non c'è altro. Mi sparano. Ah, lo vedo da là sopra. Ok. Via, 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 via. Ce ne andiamo. Noi ce ne andiamo. Non abbiamo intenzione di farci uccidere così. Sto andando proprio verso il medaglione. Cioè, qua morirò sicuro. Non vedo nessuno, tranne quello. Che dici? Ci avventuriamo, compare. Proviamo. La speranza è che continuino ad uccidersi l'un l'altro. Ah, mi sembra una speranza abbastanza vana. Che secondo me questo si accorge adesso che io sto qua e gli sto a dare la caccia. Ah, no, te ne stai andando! Ma guarda quell'altro che cerca di spararmi. Continua a spararmi, oh, senza... A ti prendere, dove vai? Penso che mi andrò a nascondere. Questa è leggendaria. Mia. Ah! Allora, finita la partita, direi che è finito Fortnite. Va bene, però Starlink non si è disconnesso minimamente, praticamente dalle 17.03. Quindi è andata alla grande, come già vi raccontavo in precedenza. Qui non dice quanto è durata la partita, però vi posso tranquillamente dire che è durata una ventina di minuti e non ho avuto alcun tipo di disconnessione. Sono riuscito tranquillamente a giocare. Direi che possiamo chiudere Fortnite e passare su Rocket League. Devo dire la verità, su Rocket League che è il gioco probabilmente in cui ha avuto più problemi. Ok, nel frattempo che apre Rocket League, vi dico un attimo la situazione latenza. Fatemi mettere una partita. In ogni caso, la latenza è minimo, attualmente 27, massimo 84 millisecondi, con l'ultima latenza di 81 millisecondi. Ok, dovrei avere musica data allo streaming, quindi non ci dovrebbe essere problemi a livello di disconnessione. E voglio mettervi i grafici delle prestazioni. In particolare, vi metto il grafico della rete, magari un pochino più piccolo. Sulla parte in alto a destra adesso potete vedere quelle che sono le grafiche, praticamente qui sopra. Potete vedere le grafiche e rendervi conto se la cosa sta andando o non sta andando. Fatemi cambiare questa macchina che è inguardabile. Ok, sta iniziando finalmente. Vi dico che in questo momento non c'è stato alcun tipo di interruzione dalle 17.03, sono le 17.23. Vedete sopra a destra quelli che sono i grafici delle prestazioni. Rete iniziata. Perfetto, già gol nostro mi sembra più che opportuno. Dovesse esserci problemi di latenza in questo gioco, chiaramente li vedete in alto a sinistra, vale a dire laggiù praticamente. Laggiù li andate a vedere quelli che sono problemi di disconnessione, ma in ogni caso ve li posso dire. A destra vedete quelli che sono i buffer e cose di questo tipo. Parata, vai. Okay, torniamo in porta. Non gioco a Rocket praticamente da una vita. Via, allontanata. No, mi ha parata. L'avevo fatto. In questo momento ho 69 di ping. Non è tantissimo, non è neanche pochissimo ovviamente. La questione è questa: se vi aspettate il livello di ping della fibra ottica, scordatevelo. Cioè, nel senso, considerate che è pur sempre una connessione di tipo satellitare. Scusate, stavo cercando di fare qualcosa. Mitzeka, è andato, vai. 2-0 noi. 2-0 noi, vi dico nel frattempo che c'è l'esultanza, che non c'è stato alcun tipo di disconnessione. La latenza in questo momento è di 48 millisecondi. Qui ci facciamo magari due o tre partite, così da farvi rendere conto un attimo come funziona la situazione. Via, partenza. Questo è gol. Oh, paratone. Se non la prendevi tu la pigliavo io. Questa è brutta. Questa è brutta. Torniamo, torniamo. Vai, Tonic. Non ha passato a loro. Via in avanti. No, di poco. Siamo 3-0, ma attaccano solo loro, praticamente. Vai, a pallonetto questa. Pezza! Questa non sapevo manco come stava entrando. Vi aggiorno sempre. Nessun tipo di interruzione. La latenza in questo momento è 44 millisecondi. E abbiamo vinto a tavolino. Quindi direi che se possiamo andare avanti. Passiamo alla seconda. Non c'è stato alcun tipo di problema. La latenza la vedete praticamente il quarto grafico. Quindi sì, c'è un massimo. Certe volte arriva a 120, però nulla di eclatante. Ok, inizia la seconda. La latenza in questo momento è intorno ai 50 millisecondi, con un minimo di 27. Un massimo adesso ha fatto 538 millisecondi, perché ovviamente ha switchato tra i vari satelliti. Però, come avete visto, io non me ne sono accorto. Cioè, se non fossero per i dati statistici, ce ne accorgeremmo. No, l'ho mancata. Vabbè, si inizia in salita. Qui avevo accelerato troppo. L'avevo accelerato troppo. 1-0 sotto, si va.
Ok, fate esplodere a quello così abbiamo risolto un problema. Mo sperando che i miei amici inizino a giocare in maniera decente. No, non è per lui. Raga, dobbiamo uscire dall'area di rigore però. Certo non facendo i lisci, però. Mitteka! All'angolino! Uno pari! Si va! Come al solito vi aggiorno, non c'è nessuna interruzione dalle 17.03. Io volevo farvi vedere qualche interruzione in questo video, ma inizio a pensare che non ce la farò a farvele vedere. Comunque la latenza media in questa partita è stata intorno ai 60 millisecondi. E quello lì è la messa in mezzo. Ma perché? Bel passaggio. Un gol che si poteva tranquillamente evitare. Vabbè, piccoli dettagli. Abbiamo fatto una fatica per fare il primo gol per pareggiare. Ma famo schifo, famo veramente schifo. Sì, vota per abbandonare. Allora, direi che Rocket è andata bene. Una partita, una vittoria. Ma quello che bestemmi, ti bestemmio io perché ho giocato veramente da schifo. E torniamo al menu principale. Direi che possiamo passare oltre. Direi che non può assolutamente mancare in un test serio un FPS. In questo caso ne ho scaricati due. Vediamo quale effettivamente riesco a far funzionare. Non ho scaricato Call of Duty Warzone. Me ne perdonerete, ma ha praticamente giga e giga di dati da scaricare. E visto che io non è che ci gioco così tanto a Warzone, non mi serviva. In particolare ho scaricato Call of Duty Modern Warfare 3, che vedete in questo momento. Vediamo se c'è un deathmatch a squadre. Ed ho scaricato anche Call of Duty World at War, dove sono un pochino più bravo rispetto a Call of Duty Modern Warfare 3. In ogni caso, vi dico anche che sono le 17.30 di questo test, non c'è stato alcun tipo di interruzione. La latenza in questo momento è di 44 millisecondi e vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Perché il problema di Call of Duty Modern Warfare 3 è che io facevo fatica a trovare persone. Ok, sembra ce l'abbia fatta a trovare una partita. Praticamente sono da 10 minuti a cercare una partita. Ho dovuto chiudere e aprire il gioco e passare al single player. È stato un po' complicato, però ce l'abbiamo fatta. Quindi direi che possiamo provare. Vi dico che attualmente Starlink mi dà 40 millisecondi di media della latenza, con un minimo di 27 e un massimo di 74. In ogni caso, i giochi, quelli che sono, diciamo, in FPS, sono quelli più sensibili da questo punto di vista a quelle che possono essere disconnessioni o latenze particolarmente elevate. Quindi, se c'è un problema, ve ne accorgerete in questo gioco. Sappiate che, a differenza magari di Rocket e di Fortnite, dove un minimo so giocare, Modern Warfare 3 è probabilmente il gioco dove so giocare peggio. Quindi, non vi allarmate se mi vedete crepare di continuo. Ok, caricamento in corso. Metto anche gli occhiali, così non ci... Oh, inizia benissimo. Ci hanno menato una granata. Vedo niente. Sì, la prima uccisione. La prima. Che è la prima morte. Prima uccisione, prima morte. Ok, allora il volume mi sembra un po' troppo elevato. Okay. Aia. Fa in tempo ad arrivare. Oh, dai, un attimo, non sto capendo niente. Allora, se c'è qualcuno, dovrebbe essere qui dentro. Sono morto, perfetto. Proviamo a fare la stessa strada di prima. Sono risultati diversi! Sei! Via! Due! Ho visto qualcuno! No! Sono morto. Di nuovo. Aia! Ah, ma quello sta a camperà, però, dai! Uccidere il camperone. Come obiettivo di vita ormai. Non c'è più. È scomparso il camperone. Oh, e non menate granate! No! No, la granata, no! E mo ti campero io! Non vedo niente! Sono morto. Non vedevo niente, sono morto. Direi che non è andata benissimo. Non mi ricordavo che la grafica facesse così schifo. Sì! L'ho ucciso, sono morto, ma l'ho ucciso! Oh, bello come sei morto! Pensavi di essere sbucato! Guardalo, due di fila! Eccoli! Eccoli! Un morto! Ricarica! Vittoria! In ogni caso, prima partita è andata bene. 32 millisecondi in questo momento la latenza. Sperando che riusciate a sentirmi. Proviamo la seconda partita. Non c'è stato alcun tipo di disconnessione. In realtà, l'ultima disconnessione risale praticamente a un'ora fa, quando ho iniziato a registrare. Quindi, per il momento, assolutamente niente. Vuole fare bella figura Starling, che è evidente. In ogni caso, andiamo avanti. Seconda partita. E poi passiamo
sull'altro Call of Duty più vecchio e quindi di conseguenza la latenza dovrebbe essere meno ottimizzata. Ok, ho cambiato le impostazioni, ma speranza che si veda un pochino meglio. Anche perché adesso voglio dare la colpa al fatto che non vedessi bene la qualità grafica. Non è perché non sapevo giocare. Ora, speriamo di trovare un'altra partita, perché non mi piace che ci si mette troppo tempo a trovare una partita. Cioè, che ricordi? Quello che proveremo dopo, ovvero World at War, tu entravi in un server e già eri pronto a giocare. Questo invece ci sta mettendo tanto. Niente, raga, io mi arrendo. Cioè, sinceramente mi arrendo perché ci sta mettendo veramente troppo. Passiamo su Call of Duty World at War, che lì perlomeno so per certo di poter trovare partite tramite i server. Ok, allora, ci siamo su Call of Duty. Andiamo a multigiocatore. Ok, ci siamo. A questo punto ci basta andare su cerca partita. Sta scaricando una mappa, quindi presumo sia una mappa moddata. Ok, segnazione automatica. Fatemi abbassare un attimo il volume. Stanno uccidendo le orecchie. Ok. Abbiamo mitragliere leggero. Ok, allora. Bene, prima uccisione fatta. Anche qui ci stiamo facendo rispettare. Là c'è qualcuno. Meno uno. Ma ero in volo. Com'è possibile che ero in volo? E a lui in volo. Dai, ma che stiamo. Cioè, sa. Ma non può. Ma che è sta cosa? Ma che so, Goku che volo. Volo. Sto volando. Dove sto andando? Dove va? Ma che server è questo? Com'è possibile che le persone volino? Dai, no, ehi, allora ragazzi, io non riesco. Cioè, fare il test così è impossibile, non si può fare il test così. Quindi cerchiamo un server non moddato, per piacere. Ok, proviamo questo. Niente, server pieno. L'unico che sembrava decente. Anche se c'ha l'esperienza a palla, però, in teoria, dovrebbe essere normale. Tipo di gioco, mi stanno di nuovo ristonando l'orecchio. Mettiamo un mitragliere leggero. È a squadre. Ecco, sono morto, perfetto. Esattamente quello che volevo. Cioè, neanche il tempo di iniziare. Brutto, brutto, bomba. Brutto, brutto, brutto. Siete tutte, tutte persone. No, la bomba, no. Ma si può morire con la granata in mano? Dai, sparalo. Sto facendo più schifo a questo che a Modern Warfare 3. In ogni caso ci sono problemi di connessione. Questa è la cosa importante. Piano con ste bombe, non capisco niente. Allora io non ne ho ucciso uno. Non riesco a uccidere uno. No, uno l'ho ucciso. Questo c'ha. Ah, uno qua! Ne stavano due qua. Granata! No, niente da fare. Granata mi è scappiata in testa la granata. Allora, qui c'è qualcuno. No. A carambola. Preso uno. Devi morire! Niente da fare! Non muoio. Muoio sempre solo io. Però ho tolto 75. Sì, così al volo. Qualcuno qua? Sì, mi ha ucciso. Cioè, era evidente che c'era qualcuno. Dai, mi ha sparato, l'ha detto al muro. Guardalo, mi ha preso il muro e mi ha preso anche a me. Allora, raga, stiamo vincendo, certamente non per merito mio. Vuoi uccidere a quella terra? Oh. Non riesco manco a uccidere quelli che stanno già sdraiati in punto di morte. Penso che sia opportuno che mi tenga lontano dai combattimenti, se no farò perdere la vita. Riesco a tenermi lontano! Granata! No, anche lui la metà! Niente, raga, finita male. Siamo 34.000-32.000, quindi in teoria posso anche morire un altro paio di volte. Sì, ho ucciso uno! È nata la granata. Un'altra granata. Sì, 100, promosso caporale. E sono morto. Malissimo. Non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. Non è vero, è meglio che ci arrendiamo perché stiamo crepando malissimo. Ho fatto la bellezza di 5 uccisioni e mi sono morto 27 volte. Non penso che sia un buon dato.
Cosa mi fai spaventare che sei amico mio? Dannate granate! Oh, qua c'è qualcuno. E da dietro. No, mi ha coltellato. Conosco la nostra posizione. Guardalo, 100 morto. Alla... ma non puoi chiamarti così. Sto per morire, lo sento. L'avevo detto che stavo per morire. Proprio avevo il sentore di morte in avvicinamento. Vittorio, noi vinciamo sicuramente senza il mio aiuto. Piccolo dettaglio. Bene, direi di passare all'ultimo gioco. Ragazzi, mi dispiace, ma io sono diventato fan di football e non di FC24, anche perché a furia di vedere bug su FC24 non mi sembra neanche il caso. Questo è l'ultimo gioco che proviamo e poi troviamo un attimo di conclusione, anche se, diciamo, potete iniziare a trarle anche da voi, considerando che sto controllando in questo momento, non c'è neanche un minimo di disconnessione, quindi non ci sono stati problemi. È un po', diciamo, giornata particolare, cioè vale a dire, obiettivamente neanche un minimo di problema mi sembra eccessivo. Però considerate che io comunque gioco praticamente tutti i giorni ed è una cosa che si ripete in maniera abbastanza costante, quindi diciamo da quel punto di vista sappiate che non è che avete chissà quali tipi di problemi. È chiaro che se volete l'affidabilità che ha la fibra ottica con magari 2, 3, 4, 8 millisecondi, qui diciamo non l'avete, è poco ma sicuro, perché anche perché la latenza viaggia sempre intorno ai 60 millisecondi. Eccoci qua, allora innanzitutto riscattiamo la qualunque, ho tolto praticamente tutta la musica, mi scuserete, ma altrimenti rischio che mi fanno le segnalazioni per copyright e non vi farei vedere niente. Anche qui sappiate che io non gioco mai contro altre persone perché mi nervosisco. Vediamo un attimo che succede, anche perché l'ultima partita l'ho persa 3-1, uno che aveva il Galatasaray, non è andata benissimo. Ok, ricerca di un avversario in corso, verifica stato della connessione. Avessero trovato, ok, mi dà 3 tacche su 5, diciamo, mediamente mi dà quello. Quando vi dicevo, cosa c'è il Barcellona, c'è questo, vabbè. Quando vi dicevo che c'erano problemi, soprattutto sui football, me ne rendevo conto, ad esempio, quando correvi, quando giocavi, sì, lì c'era qualche problema, anche abbastanza evidente. Quindi, anche qui, come vi dicevo, per gli FPS ve ne renderete conto. Se c'è qualche problema, ve ne renderete conto. Anche se non ci sono interruzioni, perché comunque lui switcha fra i vari satelliti che passano, quindi un minimo ci deve essere. Ok, qua c'è Lautaro Martinez. Non puoi dare a me Lautaro Martinez. C'ha Messi, c'ha Van Dijk, Donnarumma. Vediamo la nostra. Io c'ho... Squadrone. Vai, bello, vai. Dai che te la lascio vincere. Sta a fare tutte le tattiche del mondo. Dai, facciamole pure noi. Vediamo un attimo... la condizione del giocatore. Allora, c'è Goresca che non è al massimo, devi di sostituirlo con... c'è Busquets sta messo bene, dai. E Son lo possiamo sostituire con Alex Grimaldo. Sì. Anche se a me praticamente i gol li fa tutti Son, quindi non so effettivamente se ha senso sostituirlo. Lowe è allo stesso livello di Cole e Haaland, quindi mi tengo Lowe. Come difensori abbiamo Skriniar che sta un po' fricato. C'è Joshua Kimmich che pare più pollo. Direi che rimaniamo così. Eventualmente posso mettere Messi, Neymar al posto di Lowe. Dai, mettiamo Messi. Se li facciamo vedere subito a questo, chi comanda? Boh, prendiamo un'imbarcata di 5-6 gol come minimo. Palla in avanti. Bellingham. Busquets. Passaggio splendido, una chance. Colpisce Neymar, l'ha sbagliata, non è possibile. Poi gioco, figurati. La posizione irregolare. Ma raga, non voglio perdere anche qua, cioè abbiamo perso tutto. Tutti i giochi che abbiamo provato abbiamo perso. Guarda il lancio. La prende ancora lui. Palla in avanti. La giocata troppo corta. La palla per Messi! Messi! Grande 1-0. Se notate ci sono dei micro scatti. Questa è proprio la difficoltà di connessione che c'è tra me e questo tizio praticamente, che presumo giochi dalla Spagna. Ma devono provare l'azione personale, un bel tentativo. Per quanto ci provino, no, brutta questa. Ah, c'è Donnarumma. Messi. Ma tu! Hanno commesso una leggerezza e corso un rischio. Ho caricato assai. Un ottimo esempio di come passare. Caricato troppo. Dalla difesa. Ma fuori non va! Diaby. È sempre in fuorigioco. Ma Diaby gioca in fuorigioco praticamente. Ogni volta che tira in fuorigioco.
Palla in avanti per Diaby, che stranamente non è in fuorigioco. Ci deve provare da qui, di sinistro, deviata. Fine primo tempo. Gol di Messi, che c'è da dire, contro il Barcellona, un tocco di classe. Vai Diaby, che non hai fatto niente nel primo tempo. Bellingham. La palla è per Messi. Oh, brutto tiro. C'è un pesi l'angolo. La mette in mezzo. Può andare, vediamo, va. Non va. Adesso possono ripartire in velocità. Prova la conclusione in porta. Pallide! Pallide da fuori! Alla grande, chi ha segnato? Sergio Busquets. Oh, tutti quelli che ho detto di far entrare. Diaby, fai qualcosa, Diaby. Così, giusto tanto per... Ma Messi gliel'ha messa proprio di nuovo in mano. Lancio in avanti per Alex Grimaldo. La può mettere però. L'ha messa per Neymar. Perché? C'è Haaland. No! Neymar in avanti. Per Son. Son a me fa sempre i migliori gol possibili. Ci prova Son. Non va. È andato a rientrare. Non era malaccio come tiro, eh. Adesso lui fa tutte le tattiche. Mancano 3 minuti. Che tattiche stai a fare? Vincono! Vincono e convincono. Direi che anche il football è andato alla grande. Non abbiamo avuto veramente alcun tipo di problema. Anche a livello di interruzioni non c'è stato assolutamente niente. E direi che possiamo arrivare un attimo a delle conclusioni. Eccoci dunque alle conclusioni. Cosa posso dirvi? Posso dirvi semplicemente una cosa. Io personalmente gioco e streamo costantemente con Starlink. Il problema principale lo avete nel momento in cui effettivamente andate a streamare. Quindi ad esempio giocate e allo stesso tempo volete streamare quello che state facendo. Lì avete problematiche. Personalmente io potrei streamare per qualche mio computer anche in 2K. Non posso farlo semplicemente perché il fatto che la latenza non è costante e ci sono micro interruzioni, sono letteralmente obbligato a streamare a 1080p 60fps con un massimo di 4500 di bitrate. Per il resto, giocando, quindi se dovete semplicemente giocare come a Fortnite, come a Rocket League, come a Call of Duty, come ai football, non avete veramente mai problemi. Potrà capitare una volta ogni tanto che magari si frizza per un secondo, due secondi, però come avete visto io sto letteralmente registrando da 1 ora e 45 minuti e non c'è stato un minimo di lag in qualsiasi tipo di gioco. Quindi in ogni caso, se pensate di prendere Starlink e volete giocare con Starlink, lo potete fare tranquillamente. Discorso a parte va fatto per quel che riguarda la latenza, perché la latenza è obiettivamente in questo momento in Italia elevata, vale a dire 60 millisecondi di media, intendo. Considerate però che ad esempio in Portogallo, dove probabilmente non so dirvi come, perché magari ci sono più satelliti, non so dirvelo, la latenza è più bassa, è intorno ai 20 millisecondi. È chiaro che le micro disconnessioni ci sono allo stesso identico modo, però la latenza è nettamente più bassa. Ciò significa che probabilmente in futuro la cosa tenderà a migliorare nel corso del tempo e non dovremmo avere più di questo tipo di problemi e la latenza si dovrà abbassare tantissimo. Pertanto, per gaming casual come quello che fa praticamente chiunque, Starlink va benissimo. Non va bene nel momento in cui fate gaming competitivo, vale a dire banalmente vi giocate dei soldi, ok? Nel momento in cui giocate e lo fate a livello puramente di competizione, quindi siete dei professionisti, non siete dei giocatori amatoriali. In quel caso Starlink non va bene, perché il fatto che ci sia una latenza elevata, il fatto che ci sono micro disconnessioni, questo va ad inficiare sulla qualità del gaming e di conseguenza potete avere dei problemi, potete avere delle perdite di frame, potete avere praticamente delle sconfitte. Quindi in quel caso l'unico modo che avete è avere una fibra ottica, anche perché se comparata a quel che è la DSL, sì, la latenza probabilmente è qualcosina in meno rispetto a quel che è Starlink, ma la velocità è molto ma molto più bassa. Quindi per concludere semplicemente vi dico, se dovete acquistare Starlink e avete dei dubbi sul fatto che effettivamente possa funzionare in ambito gaming, spero che tutta questa pratica che vi ho fatto vedere vi dimostri che effettivamente problemi non ce ne sono e potete acquistarla. In ogni caso, qualora vogliate approfondire, io sono in live ogni lunedì dalle 18 alle 21 e oltre a chiacchierare insieme a voi c'è anche
quell'oretta che dedichiamo al gioco. E quindi in ogni caso vi potete rendere conto anche come funziona in streaming il gioco. Pertanto vi aspetto ogni lunedì. Detto ciò, io mi auguro che questo video vi sia stato utile. Nel qual caso vi invito a lasciare un like. Spero di avervi fatto fare anche qualche risata. Se avete delle domande c'è la sezione commenti, vi rispondo lì. E se vi interessano questi video in cui giochiamo e applichiamo il tutto all'ambito tecnologico e parliamo anche di Starlink, vi invito ad iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video.